Nel 1971 gli viene chiesto di interpretare una canzone che dovrebbe fare da sigla a una trasmissione insieme a Mina. La canzone si chiama Parole, parole. L'attore però non sa cantare e quindi chiede di poter parlare invece di cantare. La canzone ha un successo strepitoso perché la voce di Mina, che canta, unita a quella di Alberto Lupo, che è un fine dicitore, poi un uomo molto elegante, molto charmant, decretano proprio il successo di questa canzone. Proprio stasera vogliamo riproporla a voi, tra l'altro, scusate se volevo fare un esperimento. La nostra bellissima Martina adesso scende e cercherà un signore, un uomo, non fate brutta figura perché lei è come Paganini, non ripete, cioè lei invita una sola volta. Se viene con me a cantare così, se dite no, poi dopo non vi guarda più, non vi considera più, mi raccomando. Allora, Ciro ce l'abbiamo. Adriano è sceso a prendere gli occhiali e viene il terzo signore, buonasera anche a lei. Lei si chiama? Mauro. Mauro. Allora, secondo me approfittando Adriano è scappato, giustamente, no, vado a prendere, cara, vado a comprare le sigarette, via, non si vede, vabbè, è qua. Cara, cosa mi succede stasera? E ti guardo ed è come la prima volta. Ascolta, no, bravo, sembrava un po' quelle televisioni erotiche degli anni 80. Bravi, ognuno a suo modo, direi bravo Ciro. Ciro, diciamo così, il più guascone, il più giovanile. Il signore invece che mi ricorda il nome, ma il signor Mauro, più riflessivo, più. Non sapeva esattamente, certe volte non ti capisco, forse la capiva, ma certe volte non ti capisco. Poi è arrivato Adriano. il signor Adriano. Ascoltami. Poi andava giù con la voce, capito? Ti prego. Ti giuro. Bravissimi, bravissimi tutti e tre. Martina Tosatto e Cristiana Condello. E Davide, molto apprezzato. Grazie, grazie a tutti.